Buongiorno a tutti, io sono Federico Daneo, sono il direttore del Centro Piemontese di Studi Africani, una realtà fondata nel 1983, dagli enti pubblici, dalla regione, dalla città di Torino, dall'allora provincia di Torino, oggi città metropolitana, che mi ha invitato a offrire questo contributo e quindi ringrazio, e dall'Università degli Studi. Dopo diversi anni è stata ripensato con un rilancio che ha interessato innanzitutto l'ampliare diciamo, gli ambiti di studio che erano sostanzialmente storico, antropologici e sociali e che diventano anche studi delle economie, ma soprattutto anche lavorando certo sugli studi per l'Africa, ma anche lavorando con l'Africa che è presente qua in Piemonte, quindi con le diaspore e soprattutto con i temi dell'immigrazione. Sui temi dell'immigrazione il centro studi diciamo, ha due dimensioni. Una è l'emigrazione nelle relazioni internazionali, con due obiettivi. Uno, intanto far comprendere come il fenomeno migratorio sia un fenomeno strutturale e non emergenziale, e lo dicono le demografie stesse, il paese sta crescendo, quindi non abbiamo niente che ci faccia pensare che si tratta di un flusso, di un'emergenza. È un fenomeno strutturale ed è un fenomeno che è sempre esistito, perché la mobilità umana c'è sempre stata. Il secondo aspetto su cui ci preme porre l'attenzione è il fatto che la gran parte delle migrazioni del continente africano avvengono all'interno dello stesso. Cioè, non è immaginabile pensare che le persone guardino all'Europa come unico sbocco. Prima di tutto, le migrazioni che interessano il continente, la gran parte delle migrazioni avvengono all'interno del continente, quindi in qualche modo si dimostra anche una capacità di accoglienza e integrazione dei paesi vicini che certamente hanno livelli di reddito diversi dai nostri. E sul tema, appunto, questi due temi li abbiamo affrontati attraverso un convegno che è stato promosso al Ministero Affari Esteri qualche anno fa. Più di recente, invece, ci siamo occupati anche dei temi dell'integrazione e soprattutto diciamo, dell'integrazione delle diaspore africane e soprattutto del fenomeno dei richiedenti di asilo e richiedenti di protezione, che in qualche modo oggi è sotto la lente, anche se anche questo costituisce numeri abbastanza risibili rispetto alle movimentazioni totali. Su questo tema, il Centro Studi collabora con altre organizzazioni alla realizzazione di un progetto all'interno dell'università che ha proprio l'obiettivo di sostenere, diciamo, di sostenere lo studio degli studenti che, grazie al riconoscimento dei titoli di studio o grazie all'attività educative svolte in Italia, hanno avuto accesso all'università. Questo è molto importante perché una diaspora high skill è anche una diaspora che poi può contribuire e guardare allo sviluppo dell'Africa in partenariato con le realtà locali. E ci interessa moltissimo questo e lo facciamo attraverso dei gruppi di studio, attraverso la promozione di corsi specifici e attraverso anche il rafforzamento della società civile organizzata, cioè cerchiamo di incoraggiare, rafforzare, eventualmente aiutare o contribuire nelle attività di quelle associazioni nate da migranti per migranti o anche nate da migranti per altri ambiti. In ultimo, un piccolo progetto che nel futuro abbiamo immaginato di studiare proprio per contribuire in qualche modo a collegare le comunità che sono qua da più tempo e sono integrate con i nuovi arrivi che effettivamente hanno un percorso di integrazione molto difficoltoso. Ci sono rapporti tra queste comunità, però ci sono anche delle distanze molto forti perché in qualche modo le comunità più integrate vedono questi nuovi arrivi come un fumo negli occhi, come un po' una cattiva pubblicità rispetto, no, alla loro potenziale di integrazione. Allora c'è stata l'idea di sviluppare un piccolo progetto agricolo che tra l'altro mutuiamo dalla comunità cinese che di fatto ha nel tempo prima affittato poi acquistato dei terreni e dove vengono prodotte le verdure tipiche della cucina cinese e queste verdure vengono distribuite all'interno della comunità. Ecco, per noi lavorare sui temi della verdura africana, che ahimè, dato il cambiamento climatico sotto le serre, diciamo, potrebbe essere coltivata anche nel nostro Piemonte, e utilizzare, quindi creare impresa di migranti, degli ultimi dei migranti, di modo che loro possano attraverso sistemi di economia solidale, anche per esempio i gruppi d'acquisto e altre cose, riconnettersi con le proprie comunità, non necessariamente quella del paese, ma anche quella dell'area più.